Il bunker antiaereo più importante d'Italia, realizzato tra il 42 e il 43 per proteggere Benito Mussolini e la sua famiglia nella residenza privata di Villa Torlonia a Roma, il rifugio nella sala centrale del piano seminterrato del Casino Nobile e il rifugio cantina della villa attrezzato intorno alla metà del 40, aprono al pubblico con visite guidate. Un pezzo di storia sarà a disposizione di romani e turisti per non dimenticare, ad oltre 70 anni di distanza, una delle pagine più buie della nostra storia. Apriamo nuovamente al pubblico dopo la stagione in cui venne aperto dal sindaco Veltroni e lo apriamo una settimana dopo il viaggio che abbiamo compiuto in Polonia, da Auschwitz a Birkenau, con i 145 ragazzi delle scuole romane. La nostra amministrazione crede fortemente che coltivare la memoria in un'Europa che grazie al cielo ha superato i nazionalismi che hanno portato alle guerre e alle devastazioni del secolo scorso sia ancora importante. Fu la paura generata dai bombardamenti aerei degli alleati sempre più frequenti sulla capitale a spingere Mussolini a far costruire un bunker a prova di bomba che fosse più sicuro rispetto ai due rifugi già predisposti, ricavati adottando i locali della cantina della famiglia Torlonia, sotto il laghetto del Fucino vicino al teatro e della sala centrale nel piano seminterrato del Casino Nobile. Il primo rifugio viene realizzato e riadattando una cantina del principe Torlonia e a rifugio antiaereo vengono installate delle porte antigas, impianto di filtraggio dell'aria e tutti i dispositivi appunto necessari per sopravvivere ai bombardamenti. Però questo si presta subito a essere abbastanza scomodo perché è distante dal Casino Nobile dove dormiva e viveva Mussolini di circa 150 metri e quindi in occasione dei bombardamenti o degli allarmi dei bombardamenti che avvenivano anche in piena notte era molto scomodo da raggiungere, viene deciso di costruire, realizzare, riadattare un secondo rifugio prendendo praticamente un ambiente centrale del Casino Nobile in modo da avere direttamente sotto casa il rifugio, ma questo è comunque un riadattamento che non soddisfa i requisiti di sicurezza dell'epoca, per cui viene deciso di realizzare un bunker vero e proprio che però rimarrà incompiuto a causa dell'arresto di Mussolini e così oggi lo possiamo ancora vedere.